femminile, e oggi è la volta di tutto il coro, anche se non è più, però tutto il coro significa le quattro voci, cinque, quelle che sono per richiedere la partitura. Il programma di questa sera è un programma estremamente interessante, anche perché l'obiettivo che ci siamo posti in collaborazione con l'organizzazione di questi cinque interventi era quello di trovare delle musiche che avessero dei legami, che ci fosse qualcosa che legasse appunto il tema della serata con la musica. Quindi abbiamo sempre cercato di trovare questa relazione, perché rapporto musica, immagine, nel caso di questa sera, e parole e testi è un rapporto strettissimo. La musica nasce dalla parola e la musica è un elemento, è un mezzo vitale per far rivivere ancora di più il significato espressivo di una parola, di una poesia. Ed è un po' il linguaggio, è un po' il percorso che vi proponiamo questa sera. Sono quattro brani, spero che abbiate il programmino, chi non ce l'ha è un peccato, perché canteremo in russo, in inglese, e poi due cose in italiano, tipo, però dopo vi potete rifare. Allora, perché il programma di questa sera? Il programma di questa sera cerca di trovare affinità con il percorso che verrà proposto con Chagall. Mi permetto due cose per cercare di aiutare a comprendere. La musica non è poi un linguaggio così facile, così immediato, c'è sempre qualcosa che bisogna scoprire, e se noi la musica la percepiamo col cuore, ma la capiamo anche con la ragione, col cervello, è un passo veramente notevole in più, perché si riesce con a cogliere quelle cose che soltanto il dato, diciamo così, sentimentale si perde. Ecco, stasera i quattro brani sono legati intanto come periodo storico proprio alla prima metà del Novecento. Abbiamo Rachmaninoff, come vedete un'Ave Maria, e il tema è proprio questo, lo sentirete in russo, però chiaramente il testo lo conosciamo tutti. Poi abbiamo due brani di Bettinelli, autore italiano-milanese, dove questi brani fanno parte di un trittico che sono delle laudi spirituali, sono del 1938, quindi un Bettinelli giovane, già pronto per la grande avventura della storia della musica. E poi questo benedizione irlandese, diciamo così. Ecco, il testo non potete seguire chi ha la traduzione, però la cosa che mi interessava farvi notare è cercare di farvi cogliere la parola con questo linguaggio del Novecento, così, in poche parole, per aiutare, così come Chagall in un certo senso trasforma quello che è la sua pittura attraverso il colore, attraverso il sogno, attraverso una tecnica pittorica completamente nuova, così anche la musica del Novecento parte da questo presupposto di iniziare a pensare la musica in una chiave di lettura diversa, quindi nuove armonie, nuove dissonanze, nuove dinamiche, il piano, il forte, il pianissimo. Ecco, tutti questi colori che fanno parte di un linguaggio nuovo che è quello del Novecento. Attenzione, questo non è un Novecento di quelli spietati, è un Novecento ancora molto misurato, ma dove però si intravede proprio questa grande novità che sarà proprio la musica e l'origine del Novecento, che poi dopo porterà avanti tutte le varie scuole musicali. Bene, buon ascolto.
Come tutti i concerti ad altissimo livello, uno provvederebbe a chiedere il bis, ma ovviamente non è un concerto, ma è una formula come, un po' diversa. E, però comunque avete la possibilità di riascoltarlo sempre sul sito www.carobiolo.it, dove facciamo sia le registrazioni che audio che video. Anche per chi volesse poi di nuovo riregistrarsi, sempre sul sito c'è la possibilità di mettere la propria email, di indicare la propria email per diciamo, iniziative future. I ringraziamenti ovviamente sono d'obbligo per, dicevo prima, di questa esecuzione a altissimo livello, soprattutto per questa composizione di Rachmaninov, che spero potremo rivedere il coro a breve in altre manifestazioni, sempre qualora ci fosse la possibilità qui a Monza, di cui ovviamente siamo altamente grati del loro intervento e della loro disponibilità. Poi c'era un'altra cosa, andiamo avanti con la conferenza, però nel contempo, nel preparare questa serie di questa rassegna sull'amore, ci sono venuti tanti argomenti. Io ce n'era un altro a cui tenevo molto, ovviamente per ragioni di spazio non è stato possibile inserirlo, ed è il rapporto tra amore e fisicità, dove la passione, quando i sentimenti sono senza tempo, può andare oltre la stessa fisicità, che ad esempio nella danza, soprattutto nel rapporto d'amore e fisicità, sboccia in un eros senza età. Perché era un altro degli aspetti che avremmo avuto, chissà, in futuro poi. Se qualcuno poi volesse anche darci indicazioni per la prossima rassegna, no, sarò ben lieto. Quindi io assolutamente mi inchino a Piero Stefani, padre Davide Brasca, per la dotta relazione. Buon ascolto. Che Sandro si inchini a breve suscita un po' di ansia. Buonasera a tutti, l'ultimo incontro, ma del precedente ho trattenuto una frase che mi ha molto colpito. La professoressa Duella parlava dell'amore e diceva del pensiero soprattutto di questo filosofo Jankelevich, e diceva, riportava del filosofo una frase: tutti hanno diritti tranne me, che mi aveva molto colpito e che porto come a memoria, come ricordo della serata scorsa, di un discorso sull'amore come donazione totale, così come quel filosofo la propone. Questa sera, l'ultimo dei nostri incontri, avete visto che dentro il percorso abbiamo cercato approcci teologici e filosofici, e poi anche artistici. Con Arcangeli abbiamo cercato di esplorare il discorso della musica, dell'amore, dell'eros. Questa sera abbiamo chiesto a Piero Stefani di parlarci dell'amore nell'opera di Chagall. E qui devo dire semplicemente questo: sono ignorante come pochi, non ne so nulla. Ho visto queste immagini qui, che forse anche a pezzi, neanche bene, per cui mi approccio a questa serata con estrema curiosità, forse anche volutamente. In queste settimane non ho detto nulla, per godermela, che non si sa qualcosa e si va a sentire qualcosa che non si sa, e anche a vedere, e questo mi fa molto piacere. Mi ho chiesto, diceva Pietro Stefani, che è teologo, biblista, esperto di ebraismo, e che ha scritto sull'opera di Chagall. Grazie. In realtà ho scritto solo per un aspetto molto particolare di Chagall, questo lo dico subito, che non sono storico dell'arte, e l'approccio non sarà tipico di uno storico dell'arte, perciò non so se il sentimento di detti in apertura o la non conoscenza di
apertura sia condivisa, quindi non so quanto sapete o non sapete di Chagall, sapete sicuramente che è un pittore e quindi ci dobbiamo occupare di immagini e non di suoni e non di parole. Questo non è del tutto scontato se noi pensiamo che è un artista non solo di origine ebraica, ma che vuole rappresentare una realtà ebraica. Ora, non è affatto vero, né possiamo affermarlo in questa sede in modo documentato, che nella tradizione ebraica non ci siano state figure. Ce ne sono state, a lungo e in vari modi. Ma certo, la grande linea di comunicazione da generazione in generazione è più quella dell'ascolto della parola che dell'immagine. La divinità non poteva essere rappresentata. Se noi guardiamo, non so, il mondo greco, per fare l'esempio più ovvio, la statua era un'immagine adeguata del divino. Non era il divino, si intende, ma è un'immagine adeguata del divino. Perché è il simbolo più forte per certi versi che si poteva trovare, e tant'è vero che è rimasto nell'immaginario questa capacità rappresentativa attraverso la statuaria dentro al tempio, nella parte più riposta del tempio, che ci doveva essere la statua del Dio. Nel mondo ebraico tutto questo non c'era e non c'è. Questo non vuol dire che non ci siano rappresentazioni, ma le rappresentazioni non sono le rappresentazioni del divino. E neanche in Chagall. Perché in Chagall il divino non ha rappresentazioni dirette, ha rappresentazioni nascoste. Nascoste dove? Lo diciamo con una sua poesia. Lui ha scritto anche poesie, ha illustrato poesie, ne leggerò una molto breve e una strofa di un'altra. Sono poesie che sono state scritte in un arco di tempo molto lungo. Chagall è nato nel 1887, per dare una prima indicazione cronologica, ed è morto anziano nel 1985, quindi quasi un centenario. Queste poesie hanno un arco lungo, vanno dal 1930 al 1964, perché in quell'anno, o meglio qualche anno dopo, sono state pubblicate con delle incisioni a fianco. Quindi è proprio una pubblicazione sua che ha come nome poesie. Una di queste, forse la più nota, perché è la più rappresentativa del suo modo di dipingere, si chiama Mi hai riempito le mani, questo è il suo titolo. Quindi l'organo nominato qui è la mano, si dipinge con la mano, non con l'orecchio, con la lingua, salvo situazioni, come sapete, estreme, la bocca, ma mi hai riempito le mani, sono tuo figlio, in terra e cammino a fatica. Tu mi hai riempito le mani di colori, di pennelli, e non so come dipingerti. Bisogna dipingere la terra, il cielo, il mio cuore, la città in fuoco, le genti che fuggono, i miei occhi in lacrime, dove bisogna fuggire, verso chi volare. Quello che laggiù dona la vita, quello che manda la morte, forse sarà lui a fare che il mio quadro si illumini. Quindi vedete, una poesia in forma di preghiera, e questa preghiera dice che il suo modo di rappresentare è quello che avviene attraverso il colore e il pennello, ma non so come dipingerti. Allora bisogna dipingere altro, il cielo, il mio cuore, la città in
fuoco, perché lui ha una ripresa di questo, una sua biografia, autobiografia, che si chiama La mia vita, scritta in epoca molto giovanile per essere un'autobiografia, scritta nel 1922, di solito le autobiografie si fanno in età più avanzata, e dice una frase: amo gli incendi, perché aveva assistito da bambino un incendio, ma naturalmente non è un amore sconsiderato, non è un amore folle per la distruzione, ma è un amore che passa attraverso il dramma per cogliere quello che nel dramma c'è di reale, passa attraverso il mondo. Sapete che è un pittore, non so quanto avete visto, ma certamente è un potere molto fantastico, diciamo in termini molto banali, e Strambo, infatti, è stato accusato di questo subito, questa è una frase che vi dico di nuovo nella mia vita, dell'autobiografia del 22, e c'è questa frase, dice: non chiamatemi lunatico, al contrario, sono realista, torneremo su questa frase, amo la terra. Sono realista perché amo la terra. Allora, il modo per rappresentare il divino è rappresentare la terra. La terra, il cielo, la vita, la morte, il creato, la storia ebraica, tutto rappresenta il divino, mai direttamente, sempre indirettamente. Dice in un inizio di un'altra poesia, sempre da quella raccolta, questa poesia si chiama Abito la mia vita, ma io leggo soltanto davvero la prima strofa: nei miei quadri ho nascosto il mio amore, abito la mia vita come l'albero la foresta. Abito la mia vita come albero la foresta e nei miei quadri ho nascosto l'amore. Come nascosto? Quando tanti sui quadri, come vedremo, come racconteremo, l'amore è evidente, cioè sono rappresentati degli innamorati, per esempio, continuamente dall'inizio del suo dipingere, appunto prima del Novecento, fino a lui ha dipinto fino all'ultimo giorno della sua vita, quindi fino agli anni Ottanta, gli innamorati sono un topos, le nozze sono un topos, come mai sono nascosti, il mio amore è nascosto? Appunto perché non è solo quello che si vede, non è solo quello che è rappresentato. Chagall fu un lettore a Bibbia a modo suo, cioè nel senso che ebbe una sua visione che non si faceva a scuole, a correnti ebraiche specifiche. Era nato nell'attuale Bielorussia, in un paese che allora si chiamava Bielorussia, ma naturalmente faceva parte dell'impero zarista, in un paese che si chiama, una cittadina che si chiama Vitebsk. E in quell'area era molto diffusa all'epoca, e fu fino ai tragici anni della Shoah, una corrente spirituale ebraica che si chiama Hasidismo. Quei rebbe, quei rabbini che rappresenta sono quasi tutti di ascendenza di questa corrente, al centro dei quali questa corrente c'è la figura dello tzaddik, che è il giusto, vuol dire, tradotto in italiano vuol dire il giusto, che è il capo della comunità, un capo di dotato, insomma, di poteri carismatici, un po' molto diverso da altre correnti ebraiche. Allora, ci sono dei detti, non hanno a che fare direttamente con Chagall, ma danno un colpo di pennello, se posso usare questa metafora in questa sera, a questo ambiente, a questo quadro, in cui si dice che questi
Zadig, Kim, come il plurale Zadig, aveva una corte attorno, non so se qualcuno ha letto Zinger o cose di questi autori, cioè una corte, e c'erano dei devoti che andavano a trovarlo. E c'erano questi assedi dei pii che andavano a trovarli, ognuno aveva il suo, cioè c'erano queste varie scuole. E allora c'è una battuta tra le tante che ci sono, di due che dicono: perché sei andato al tuo tzadik? E questo risponde: io sono andato dal mio tzadik per vedere come si allaccia le scarpe. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche nel gesto più quotidiano, più comune, non è che non fossero scarpe, erano scarpe, anche nel gesto più comune sono raccolti, racchiusi, nascosti misteri. Perché forse lì che è quello che mette in comunicazione il cielo e la terra. Ora, da questo mondo, naturalmente non si può trasferire questo mondo in modo così diretto su Chagall, ma da questo mondo Chagall ha orecchiato, ha percepito, ha vissuto la possibilità della comunicazione a strati di realtà diverse. Si parlano, si chiamano, si richiamano. È realista perché è fantastico. Cioè questa produzione fantastica vuol dire, come vedremo, i mondi che si compenetrano, si capovolgono, non servono a dire che il mondo è diverso da quello che è, ma servono a aprire lo stupore sul mondo che è. Cioè, ora per esempio, faccio un esempio tra i tanti possibili, è tipico della pittura di Chagall non solo colorare uomini e animali di colori stravaganti rispetto alla realtà, gialli, verdi, blu, ma anche di fare quelle specie di radiografie di animali, in particolare di mucche, che fanno vedere dentro il vitellino. Quindi c'è il quadro, in cui tra tanti altri in particolare c'è al centro di lato la mucca, e dentro la mucca si vede il vitellino. Come appunto fosse, per detto un attimo fa, una radiografia. È irrealistico o è realistico? È irrealistico nel momento che io non lo vedo a occhio nudo. La realtà non si presenta così. Ma è realistico nel momento in cui ti dice: guarda che meraviglia che la realtà sia così. Che dentro a una vita cresca un'altra vita. Sono realista, amo la terra, amo la vita. Le mucche azzurre e gialle sono una via per stupirsi che le mucche siano pezzate o marroni. C'è un autore che non c'entra assolutamente nulla con Chagall, ma che cito solo per questa frase, e cioè Chesterton, quello di Father Brown, quale in un libro che si chiama Ortodossia, che piace a una certa corrente di cattolici attuali, ma io cito solo per questa frase, dice: ma perché nelle favole si parla di alberi che mettono fuori delle mele d'oro? Ma dice: lo fanno per farti stupire che le mele sono prodotte da un pezzo di legno o da foglie. Da quello nasce una mela. Sembra la cosa più normale del mondo, ma se io lo guardo con occhi realistici, in quel senso, cioè dice, ma può essere un altro problema, induco a far vedere il mondo della mela commestibile attraverso la mela d'oro, cioè la mela che non c'è. E questa è una frase di per sé, non ha niente a che vedere con Chagall, ma Chagall ha questo andamento, cioè far vedere un mondo fantastico per far vedere il mondo che è, ma nello stesso tempo
nascondere dentro quel mondo anche una traccia dell'amore che porta fino al divino. È nascosto lì dentro. E lui dipinse fino all'ultimo della sua lunghissima vita, quotidianamente, quasi come fosse una preghiera rituale, solo per una volta nella sua vita interruppe questa attività per 8-9 mesi, quasi il tempo del concepimento, nel 1944, quando morì Bella, poi ne parleremo fra un attimo, la sua prima amatissima moglie. E si trovava in America per questioni legate alle leggi razziali, prima stava tra la Russia, poi stava in Francia, ma sapete, durante la Seconda Guerra Mondiale la Francia non era paese sicuro per gli ebrei, andò poi in Spagna, Portogallo, poi arrivò in America, stette lì un certo numero di anni, e abbastanza improvvisamente sua moglie morì, repentinamente abbastanza, con una malattia rapida, e questo fu un grande trauma e per 8-9 mesi girò i suoi quadri verso il muro e mostrò il dietro, cioè come segno non solo di lutto e di rottura, ma come segno appunto di non visibilità di quel mondo. Però dopo riprese, ebbe una donna, poi ebbe una seconda moglie su cui torneremo perché c'entra con la parte finale del nostro dire, e riprese a dipingere ininterrottamente fino a un'età avanzatissima. Nella sua pittura ci sono dei topoi, cioè dei temi ricorrenti, e do soltanto due esempi di questo modo in cui il mondo dell'amore è rappresentato nella sua, è descritto, scusate, non rappresentato, è descritto nella mia vita, nella sua autobiografia, che ripeto è del 1922, poi è stata edita più tardi, ma è stata scritta negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione russa, quindi era là in Russia e agli avvenimenti immediatamente successivi di cui ebbe parte. La prima la leggo per una ragione che è importante, credo forse mi sono convinto che sia importante, poi posso anche sbagliare, e cioè che in Chagall c'è una costante simbologia capace di dire l'amore tra uomo e donna, tra donna e uomo, attraverso la figura del matrimonio. Figura del matrimonio, non tanto il matrimonio. Come sapete, la cosa non è così scontata. Tutta la poesia d'amore del Medioevo teorizzava con fondamento che la simbologia dell'amore non lo era, è un'altra cosa rispetto a quella del matrimonio istituzionale. Invece lui usa questa immagine perché nella sua vita, nella sua biografia, nel suo mondo degli ebrei d'Europa orientale, aveva capacità di cogliere quello come un momento delle nozze, non della vita matrimoniale, come un momento di grande intensità, di grande festa. I matrimoni erano del tutto preparati in genere, erano scelti dagli altri, era una tradizione, le donne si sposavano a età infantile, poco più che infantile. 13 anni cominciavano ad avere figli, andavano avanti per 20 anni a far figli ogni anno, così
Chagall ebbe 8 fratelli e sorelle, lì avevano famiglie di questo tipo, suo padre faceva, lavorava con le aringhe, con un piccolo negoziante, insomma. Era un mondo così, quindi certamente non ricchi, certamente non legati alle scelte individuali, però quando facevano i matrimoni, la festa, avevano la capacità di far festa. E lui, questo pre-adolescente, racconta così. Amo i musicanti di nozze, il suono del loro polka e dei loro valzer. Anch'io mi affretto al matrimonio e ripiango a fianco di mia madre. Mi piace piangere un po'. Fidanzata, pensa un po' a ciò che ti aspetta. A queste parole la mia testa si stacca dolcemente dal corpo e piange in un angolo accanto alle cucine dove si preparano i pesci. Finito di piangere, basta. Ci si soffia il naso e dei confetti salgono in vortici, pezzetti di carta di diverso colore, felicitazioni, auguri. Nonni e nonne, ragazzi e giovanotti, mendicanti e musicanti, tutti insieme pestiamo i piedi, battiamo, incrociamo le mani. Ci baciamo, cantiamo, balliamo, facciamo il girotondo. Felicitazioni. E io chi bacerò? Devo trovare qualcuno. D'altra parte non posso baciare una vecchia, un uomo barbuto. Cerco una bellezza qualsiasi. Ecco, questo vedete come descrive questo mondo. E questo mondo è capace di dare simbologie di festa, di capacità appunto di entrare nella normalità attraverso un'eccezionalità. E perché i musicanti, i suoi quadri sul torno? Perché questi sono quei musicanti. Perché gli sposi sotto il baldacchino? Perché questi sono gli sposi sotto il baldacchino. Gli sposi ebrei si sposano sotto un baldacchino. Allora, questa è una grammatica, insomma, della sua figurazione che affonda le radici nella sua esperienza preadolescenziale, poco più che un bambino. L'altro e secondo e ultimo passo che vi leggo dalla mia vita è il primo incontro che ebbe con Bella. Bella appunto si chiama così, è un nome dell'Europa orientale, non è una qualifica, è un nome di persona. Lui sta da un'altra amica e entra, che si chiama Atea, e entra questa persona che lui non conosceva. Chi è dunque? È un'amica di Tea. Entra, la sua voce squilla, la ragazza cinguetta con Tea. Resta ancora nel gabinetto del medico, perché Tea è figlio di un dottore. Resto ancora nel gabinetto, non esco. Sì, sono uscito, ma l'amica che mi volta le spalle non può scorgermi. Sento, cosa sento? Da un lato sono seccato che si sia disturbato il mio riposo, la mia speranza di vedere forse Tea accostarsi. Dall'altro la vista di questa ragazza sconosciuta e la sua voce cantante, si direbbe dell'altro mondo, mi sconvolgono. Chi è? Ho paura. No, voglio abbandonarla, avvicinarmi, non lo so. Ma già sta congedandosi da Tea. Mi guarda appena e se ne va. Usciamo, Tea e io a passeggio. Sul ponte la incontriamo di nuovo. È sola, completamente sola. Bruscamente sento che è con Tea che dovrei, che non è con Tea che dovrei essere, ma con lei. Il suo silenzio è il mio, i suoi occhi i miei. È come se ella mi conoscesse da tempo immemorabile. Come se sapesse tutto della mia infanzia, del mio presente, del mio avvenire, come se ella vegliasse su di me, frugando in me e conoscendomi da presso, sebbene la veda per la prima volta.
sentii che era la mia donna. Il suo colorito pallido, i suoi occhi, come sono grandi, tondi e neri, sono i miei occhi, la mia anima. Tea mi parve indifferente e straniera. Sono entrato in una casa nuova e ne sono inseparabile. Ecco, questa potrebbe essere la descrizione di un colpo di fulmine, come altro che dir si voglia, ma è appunto l'inizio di una storia e di una vita, per cui nei quadri di Chagall, Arbella è esplicitamente rappresentata tante volte e implicitamente rappresentata molte altre volte. Per esempio, uno dei più famosi quadri di Chagall, di cui non abbiamo immagini, ma la passeggiata è lui qui, lei che vola in alto, lui la spiglia per la mano, oppure un altro, sono due che volano. Sono due città, ma tante altre volte, non solo quando è esplicita. Bene, ma la parte seconda del nostro dire di questo itinerario riguarda un'opera molto più avanzata, la cronologia di Chagall, cui ho fatto alcuni frammentari esempi del momento più giovanile. Qui siamo molto più avanti, e siamo negli anni che vanno dalla fine degli anni 50 alla metà degli anni 60 circa, adesso dipende di volta in volta, ma siamo in quel periodo, questo qua. E il frutto di questa attività viene consegnato al Museo Nazionale del Messaggio Biblico Marciagallo, inaugurato nel 1973 grazie al ministro della cultura francese di allora, un grande intellettuale, André Malraux, e a Nizza, ed è stato l'unico allora museo che lo Stato francese ha intitolato a un autore vivente. Qui ci sono delle storie piuttosto articolate, comunque diciamo, perché delle successive integrazioni, ma il cuore di questo Museo Nazionale Messaggio Biblico è costituito da una serie di quadri. Questi quadri, disposti in un certo ordine e scelti da Chagall in questo modo, sono 12 dedicate a Genesi e Esodo, al libro della Genesi e al libro dell'Esodo, e 5 dedicato al Cantico dei Cantici, di quelli ci occuperemo. Chagall aveva fatto molte cose bibliche e una serie molto articolata di incisioni sulla Bibbia, ma queste incisioni sulla Bibbia, che risalgono anni precedenti, e qui indico solo brevemente, sono sempre monotematiche, cioè rappresentano una scena, un evento, una scena biblica. Facciamo sacrificio di Abramo, sì, certo, Davide e Bessabea, sì, certo, incontro di Rebecca al pozzo, sì, certo, eccetera. Ma qui seguono, non in questo modo come ho detto io, ma nel modo ordinato, seguono i passi biblici, quindi vanno avanti secondo la lettura che noi facciamo nella Bibbia e rappresentano non tutte le scene, ma molte scene. Ordinatamente, e ogni scena rappresenta solo quella. Nei quadri Chagall non è mai così, cioè non è mai monotematico, rappresenta sempre più cose, e anche se c'è un centro c'è sempre una periferia che è importante quanto il centro. E anche la successione dei quadri che ho detto prima, per l'Esodo e per la Genesi e l'Esodo, sono non secondo l'ordine, la scelta li mette così, ma non secondo l'ordine della Bibbia. Si comincia da un capitolo, poi ce n'è uno molto più avanti, poi si torna indietro, poi naturalmente c'ha un suo senso, ma non è il senso esattamente quello del racconto biblico così come lo leggiamo noi. E ogni quadro ha molte altre cose.
queste sono quelle di cui non ci occupiamo, ma ci occupiamo adesso di più dell'ordine più, in certo senso più organico, così è stato ritenuto da molti, dei cinque quadri dedicati al poema biblico dell'amore, come si suol dire, cioè il Cantico dei Cantici. Prima di dire qualcosa di più diretto su questi quadri, questi grandi quadri, una notazione da prima ovvia e poi una pre-immagini. Quella ovvia è il peso specifico di questi quadri. Su 17 quadri della Bibbia, dedicati alla Bibbia, ben 5 sono dedicati, di grandi proporzioni, sono dedicati al Cantico dei Cantici, che c'è un peso enorme rispetto a, se volete vedere, le pagine che la Bibbia dedica al Cantico dei Cantici e quelle che dedica alla Genesi e all'Esodo, senza fare riferimento a altri libri, anche basta il confronto con questi due libri, sono ben diversi. E la collocazione finale, quindi è un'opera che vuole condurre a una fine. È l'ultima parola della Bibbia. Ora, che cos'è il Cantico dei Cantici? Non è qui il modo, il momento per poterlo dire, se non con un'allusione. E l'allusione che faccio, che è tutto parziale, in questo caso non posso essere controllato, qui la competenza c'è, diciamo l'allusione è solo questa, ripeto, è parziale, è solo questa. Vi ho detto prima, e credo che si possa sostenerlo, non perché l'ho detto io, ma perché mi sono appoggiato a autorità naturalmente più competenti di me, che il divino nei quadri scenari è nascosto dentro il mondo o dentro le vicende delle persone, anche drammatiche ma o festose, ma è nascosto lì. Anche nel Cantico dei Cantici il divino è nascosto. Il nome non c'è di Dio, è un cantico che non nomina mai Dio. Dio è assente nella sua presenza esterna, esterna nel senso di riconoscibile, assente. Non c'è, e c'è. Da sempre si è capito che il divino ci deve essere, e non solo perché è messo nella Bibbia, ma insomma per delle ragioni molto anche più fini e interne al libro stesso. E qui consentitemi di fare un esempio su un terreno in cui mi muovo più di frequente, quantomeno non dico con più competenza, ma più, con più frequenza. Nel Cantico dei Cantici torna per tre volte questa espressione: vi scongiuro, figli di Gerusalemme, per le gazzelle, le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. L'amore non è l'amato, è l'amore. Figli di Gerusalemme, vedremo che Gerusalemme è importante nella iconografia di Chagall, come in tutto il commento ebraico al Cantico dei Cantici, ma lo lasciamo, ma a me interessa qui porvi il problema di che cosa capite, nel senso che vi scongiuro, proprio il verbo giurare, c'è tutta una struttura ebraica importante su questo verbo, di questi passi, ma esula dal nostro tema, perché va in altre direzioni, ma è stata una cosa importante nella storia del pensiero ebraico, ma vi scongiuro, cioè è proprio il verbo giurare. Giurare è quando si giura, bene o male, ne va di Dio. Per quello non bisognerebbe giurare, e il nostro linguaggio è sì sì e no no, tutto il resto viene dal non Dio, cioè dal maligno. Quando si giura si chiama Dio.
Ma sì, posso giurare su Dio, posso giurare su mia madre, posso giurare sui miei figli, posso giurare sulle cose che mi stanno a toccare, su Gerusalemme o qualcos'altro, come dice il Vangelo, ma giuro sulle gazzelle e sulle cerve del campo. Che c'è, cosa c'è di questa possibilità di dire qualcosa di ragionevole tra lo scongiurare e evocare come testimoni le gazzelle e le cerve del campo? C'è, perché lì c'è il nascondimento. Ma è un nascondimento che passa dentro, in questo caso, la lingua, non immagine, ma la lingua è la lingua ebraica. Perché se io leggo in ebraico questo passo qui, scusate, ma se non ha senso, Ishbati et Kem Benot Yerushalayim Bisvaot Be'alot HaSadeh. Bisvaot, queste sono le gazzelle. Bisvaot richiama Tsevaot. Tsevaot è Adonai Tsevaot, cioè il Dio delle schiere. Quello che si diceva anche, che i più anziani di noi se si ricordano, o i musicisti si ricordano quando cantano il benedetto Sanctus Sanctus, Deus Sabaot, Sebaot. E invece le cerve del campo Ailota Sade, e cioè richiamo a El Shaddai, il nome di Dio. Cioè, il testo ebraico nasconde il nome di Dio dentro le parole che vogliono dire gazzelle e cerve del campo. Non è che Dio sia nascosto nelle gazzelle e nelle cerve del campo, ma le parole che in ebraico vogliono dire gazzelle e cerve del campo alludono al suono del Dio. Dio si nasconde lì dentro, nella parola. In Chagall Dio si nasconde nelle figure, ma non perché le figure non siano figure, come qui le gazzelle sono gazzelle, non che siano fauni semidivi, no, sono gazzelle, sono le gazzelle che si sono nelle aree geografiche, non nelle nostre, che non le vediamo o nei filmati o nelle zoo, che è meglio non vedere. Sono gazzelle, però attraverso la parola c'è questo Dio nascosto dentro il testo. Chagall fa così attraverso la pittura. Vedremo le sue gazzelle, le nasconde lì dentro. Non dico che lui abbia presente questo suono, forse naturalmente sapeva l'ebraico, ma questo non è che un'ipotesi interpretativa del quanto di Chagall, è un'allusione. A dire, il cantico, il canti già nel testo, nasconde il divino e i quadri di Chagall nascondono il divino, rivelano e nascondono il divino. E nella presenza del mondo amo la terra, appunto, amo, però la terra spinge. Nelle interpretazioni ebraiche ci sono cose molto strane nel cantico e canti, cioè magari per noi. Però devo fare quest'ultima premessa prima di vedere finalmente i quadri, e cioè che cos'è il Cantico dei Cantici? È un poema d'amore, d'accordo. Chi è che apre il poema d'amore? È la voce di lei. Chi è che chiude il poema d'amore? È la voce di lei, non di lui, ma di lei. Questo è il fondamentale. La voce di lei apre il cantico ai cantici con un'espressione che è detta così, diciamola come corrente: mi baci coi baci della sua bocca, davvero i tuoi amori sono più dolci del vino. Mi baci con i baci della sua bocca, non c'è, perché con sua bocca è un desiderio, esprimo un desiderio, non di chi mi sta di fronte, e non mi sta di fronte.
davvero i tuoi amori sono più dolci del vino. Quel tuoi vuol dire che lui si è diventato presente? No, evidentemente no. È che il desiderio porta dal suo al tuo, si desidera sia presente e lo si fa presente attraverso il desiderio. Questa è la voce di lei che apre e la voce di lei che chiude nella relazione attuale, se si intende, è una voce anch'essa di non presenza. Tu che abiti nei giardini, i compagni ascoltano la tua voce, fammela sentire. Fuggi, amato mio, simile a gazzella e a cerbiatto, sopra i monti dei balsami. La parola dice fuggi. È un desiderio che non raggiunge il suo compimento, perché il canto d'amore del desiderio, non dell'appagamento. E nella tradizione ebraica, tradizione di un interprete particolare, ma autorevolissimo, questa logica viene trascritta in un'immagine molto singolare, che è la seguente. Prima di dire questa immagine singolare, ma adesso vai una vicina qua, non ti preoccupatevi troppo, un pochettino preoccupatevi, ma non troppo, è che se noi diciamo che è la voce di lei che guida il cantico, vuol dire che non è la voce di lui, ovvio. Ma se voi pensate ai canti di amore, il modello dei canti di amore di Dio col suo popolo, Dio è sempre maschio e Israele è sempre femmina. Anzi, nei profeti, Osea, Ezechiele 16, eccetera, Dio è sempre maschio ed è fedele. Israele è donna ed è infedele. Non nasce proprio dall'esperienza, non nasce da un certo mondo, è così. Nel matrimonio istituzione, nell'epoca ebraica, è l'uomo che comincia. Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, andrà alla sua donna. È la voce di lui, come in Genesi. Questa volta è osso del mio osso, non la voce di lei, che non c'è. In Genesi. C'è. È Adamo che dice, questa volta è osso del mio osso, lei. Allora, se è la voce di lei che guida, è il canto di amore di Israele per Dio, non di Dio per Israele, se noi vogliamo dare questa simbologia. Questo grande interprete ebraico, il grande commentatore medievale Rashi, dice, immagine strana che non posso spiegare fino in fondo, è un canto d'amore di una vedova. Noi pensiamo alla giovinetta, lui dice, una vedova di un marito vivente. Paradosso. Cioè, il canto di amore di Israele in esilio per il marito vivente, che è Dio, che però è nascosto. Ma è vivente, e quindi si ricorda, quindi altrimenti si ritroveranno. L'esperienza della vedovanza lo vediamo perché è uno dei passaggi chiave del quadro di Chagall, il quadro intermedio, perché ci sono cinque quadri in cui ci sono due da una parte e due da quell'altra, in mezzo c'è un quadro riassuntivo e in questo quadro riassuntivo c'è la figura della vedovanza. Allora cominciamo a vederli, ma prima devo dire appunto che, penso già in lui, questo è il primo, queste immagini sono dedicate a Vava, ma fame, ma joie, ma allegresse. Vava è la seconda volta che ha sposato il 52. Dedica questi quadri, tra la fine degli anni 50 e l'inizio della metà degli anni 60, fatti alla seconda volta.
Questi qua probabilmente hanno un itinerario, comincerò a vedere il primo, vediamo se si riesce. Si riesce. Okay, okay. Hanno un itinerario e il primo ha come indicazione del versetto del cantico: mettimi come sigillo sul tuo cuore, 8-6. Ora, qui abbiamo poco tempo per illustrare adeguatamente, ma tutti voi vedrete che la colorità, la coloratura è sempre quella, vedete quale tipo di coloratura domina, e cioè una coloratura carnale, ma non solo per gli rosati, per la sensualità, ma anche legata a elementi, per certi aspetti, sanguigni. L'elemento più originale in assoluto dell'interpretazione che Chagall fa del cantico è non solo, ovviamente, metterci la coppia dei innamorati come costante, questo è ovvio, ma di spostare il cantico dal padre, dal figlio al padre. Mi è nata male la frase. Cantico dei cantici che è di Salomone. Salomone, no? Il cantico attribuito a Salomone come sopra, come soprascritta, e sulla mita. Il protagonista invece della doppia storia del cantico nei cinque quadri di Chagall è Davide e Bessabella. Chagall si identifica con Davide, non con Salomone. Vedete la coppia abbracciata qui in basso a destra, è presente in tutti i quadri. Le gazzelle sono quelle gialle e blu, colori diversi dalla carnalità, si rompono rispetto alla carnalità, è un altro tipo di colore, che almeno un altro tipo di mondo. Io non so se avesse presente quello che dicevamo prima delle assonanze, ma è plausibile citarlo in questo caso come accostamento. E a sinistra sono appunto queste gazzelle, e ci sono molti altri passi del cantico che nominano le gazzelle: i tuoi seni sono come due cerviati gemelli di una gazzella che pascolano fra i vigili. Davide è rappresentato in una figura blu che ha questo accoppiamento, diciamo, quasi in atto con Bessabea, là, la vedete là in alto alla vostra destra, sotto un Magen David, c'è una stella di Davide, lo scudo di Davide, sopra Davide c'è questo scudo di Davide, c'è una stella, ma in ebraico si dice scudo, Magen, e con una mano. Quella mano è in modo classico del mondo ebraico, rappresenta Dio. Dio non ci può rappresentare, ma Dio può essere rappresentato attraverso quello che lui dona. Per esempio, quando ci sono le figure, anche antiche, di donazione delle tavole della legge, non si vede Dio, ma si vede la mano che dà la tavola. Allora vedete lì la mano che dà il Magen David, la stella di Davide. E sotto c'è questa figura. Dall'altra parte c'è un trono di Davide, e sopra c'è questo uccello, là nell'estremo opposto. Uccello ha sempre una figura molto carica di significati, sì, perché uccello nel senso che di volare, andare, salire, ma anche perché era tipico della tradizione iconografica ebraica precedente, per esempio in epoca rinascimentale, così, o 600, rappresentare gli ebrei con teste di animali, in particolare gli uccelli, perché non si poteva rappresentare la figura umana, ma si poteva...
quell'uccello ha l'arpa di David. L'arpa è lo strumento appunto caratterizzante. Poi c'è questa alta figura di arco verticale sulla vostra destra che rappresenta, con questa donna ignuda, che rappresenta la città di Gerusalemme. Figlia di Gerusalemme, lei cerca, va per le strade di Gerusalemme a cercare l'amato. C'è questo Gerusalemme verticale, come questa città che rappresenta sempre uno sfondo caratterizzante nei suoi quadri, che rappresenta il cantico del calcio, sono i quadri da sud del cantico del calcio. Quindi vedete come sono sempre ricchi, pieni di vari angoli, vanno letti e collegati l'uno all'altro. Ma c'è sempre, come vedevo, questa figura della coppia come figura portante. E qui, ripeto, chiudiamo questa qui immagine, abbiamo questo colore così piccolo ma così diverso, piccolo rispetto alla figura ma così diverso e così risaltante, delle gazzelle gialle e blu. Mettimi come sigillo sul tuo cuore. Quindi l'idea di un incontro che dura, il sigillo è quello che testimonia anche quando non c'è la presenza, che va oltre la presenza reale, momentanea. Possiamo passare adesso alla seconda figura, dove è... No, qui ci sono particolari, no? Potete passare a vedere i particolari, qui sono sei particolari sempre della prima immagine, che c'è la firma, c'è la coppia, queste sono... Quello là, vedete come si vede in modo più direttamente, vede la colore in capo, blu, l'idea del blu che è un altro tipo di colore, vede un blu, è un colore che tende a salire. Ecco, qui abbiamo queste gazzelle che avete anche le cose molto evidenti nella loro rottura cromatica rispetto allo sfondo. Ecco, qui abbiamo il secondo quadro. Ecco, questo è il secondo quadro nel suo insieme. Avremo sempre così, poi vedete che non riesco a vedere bene, sono una situazione un po' sbilanciata. Questo secondo quadro ha come verso di riferimento, ed è immediatamente comprensibile, io dormo ma il mio cuore veglia. 5-2, cantico e cantici 5-2. Io dormo ma il mio cuore veglia è rappresentato evidentemente il sonno circondato da questa forma di grande cuscino, la testa che è uno dei richiami ripetuti autoritratti di Chagall, rappresenta evidentemente il cuore che veglia. Anche quando dormo, il mio cuore veglia, tu, testa dell'amato, sei lì. Ma qui resta assolutamente evidente quello che si diceva prima, e cioè la voce portante è la voce di lei, non è la voce di lui. È lei che dorme. È lei che, come in principio con quel verso che vi dicevo, rende presente l'amato col desiderio, qui quel rendere presente non lo fa soltanto nella veglia, ma lo fa anche nel sonno, perché il suo cuore non si stanca di amare neanche quando i suoi occhi sono chiusi.
sono le immagini presenti nel primo quadro, quello che abbiamo visto, ritornano, perché sono una costante, una specie di leitmotiv, ritorna. È sdraiata su una palma sopra la città di Gerusalemme. E di nuovo il trono, e di nuovo la musica degli uccelli che possono rappresentare anche gli angeli, appunto, ma anche la presenza di questo cuore di lei che veglia. Città di Gerusalemme continuamente, qui questa per sotto, prima era di lato, qui è sotto. La torre di Davide sempre come elemento caratterizzante, no? La cosiddetta torre di Davide che poi identifica. Facciamo scorrere fino ad arrivare alle altre immagini quando c'è il 3. E ecco il blu dell'ascesa dell'uccello cantante Davide. Davide che va su con questa figura, e qui si vede molto bene con le ali. Davide, angelo, lira, ara, l'arpa. Questa tensione verso. Ecco, noi qui abbiamo il terzo quadro. Il terzo quadro è quello decisivo, come dicevo poco fa, perché è quello centrale. Decisivo sono tutti, decisivo per certi aspetti, soprattutto l'ultimo, come itinerari. Ma questo è il passaggio, è il quadro di passaggio. Non a caso è 5. 2 da una parte, 2 quell'altra, quello è quello centrale, proprio centrale. Ed è il più complesso perché rappresenta il passaggio nella vita di Chagall, qui l'identificazione di Chagall con Davide diventa più evidente, più riconoscibile. Qui le città sono due capovolte. Quella sotto, vedete, sotto nel senso che è anche girata sotto, perché sotto, ma è anche la testa in giù, come è la testa in giù, per esempio, questo mendicante ebreo con il suo sacco, e la città natale, Vitebsk, di Chagall. No, torniamo su questo qua. È la città natale. Quella sopra è Gerusalemme, ma anche non solo, ma assomiglia molto a Saint-Paul-de-Vence, cioè la cittadina della Provenza, circondata da mura, dove Chagall risiedeva. Sono i due momenti della vita di Chagall. Quindi sopra è Gerusalemme, ma la Provenza, Saint-Paul, e sotto è certamente la città originaria. Allora tutto quello che è in giù, tutto quello che è in giù rappresenta quel momento del primo della vita, dell'ebraismo dell'Europa orientale da lui assunto. E questa figura qua è la più evidente. Ma decisivo è la figura, le due figure in basso sulla vostra destra, la coppia in basso sulla vostra destra, questa coppia in basso sulla vostra destra tutta bianca, cosa rappresenta? Rappresenta l'amore e la morte. Il cantico dice l'amore è forte come la morte, non dice l'amore è forte più della morte, e cioè la prima coppia, lui e Bella, che è morta, ciao. Abbiamo detto che questo ciclo è dedicato alla seconda moglie, Bella è morta nel 44, qui siamo, questo quadro è nel 60. Bianco,
Il bianco è il colore nell'est Europa, ebraico soprattutto, ma di lutto. Nell'autobiografia dice questo, ma c'è una bellissima, per esempio, narrazione, quadro, cioè quadro visivo di parole, cioè descrizione, questo è come si dice il quadro di parole, descrizione che Joseph Roth fa e nel suo libro, un piccolo libro sugli ebrei d'Europa orientale, di questa cittadina ebraica nel giorno di Kippur, i primi, diciamo, metà del Novecento. Il giorno di questo uso solo degli ebrei orientali, dell'Europa orientale, era che gli uomini, i maschi, il giorno di Kippur indossassero dei camicioni bianchi che erano stati regalati loro dalla moglie al momento delle nozze e con cui sarebbero stati sepolti. Quindi il giorno della grande penitenza, del perdono, ma anche dell'espiazione, anche del digiuno, il giorno di Kippur, Yom Kippur, indossavano questi ed erano bianchi. Quindi il bianco è il colore, non come noi il viola o il nero, il bianco è quello del lutto e della morte. Questa è la coppia che ha conosciuto la morte. Questa orizzontale, vedete, quasi una tomba. Questa è una coppia, sì, ma che è nella tomba. L'altra parte è la coppia che sale. E il blu, torniamo forse prima, a volte vuole la parola. La coppia che sarà è la seconda, è Vavà. Lui Shagar con Vavà, che sale, lui blu, lei sì, bianco, ma un altro bianco. Questo è il bianco che rappresenta la simbologia occidentale, qui come fosse Oriente, Occidente, occidentale del vestito da sposa. Ci sposiamo in bianco, la purezza, eccetera, cioè, quella questione. Che sappiamo che è quel tipo di simbologia. Ecco perché è un quadro, diciamo, di snodo centrale, di spartiacque. Cosa dice il testo di riferimento del cantico, che viene, come dire, illustrato da questi, mai illustrato non è la parola giusta, ma insomma viene evocato. Semplicemente questo, nel giorno delle sue nozze, 3.11. Il testo si riferisce alle nozze di Salomone, ecco. Ma qui appunto Salomone viene sostituito dal padre Davide e queste nozze sono non nozze una, sue nozze, ma delle nozze doppie, le nozze con Bella e nozze con Vavà, che vuol dire l'amore, la morte, l'esperienza della vita che possono fare patire la maggiore frattura. Ricordatevi anche Rashid, vedova, si può suggerire lì a vedovo, non vedova, di un amore il marito vivente, ma qui si vede una moglie morta, chi si sposa, chi si accompagna, chi stringe i legami permanenti con un'altra persona, si espone per lo stesso fatto di farlo alla sua perdita. Quando ci si sposa si è giovani, forse non ci si mette in campo che proprio questo legame si espone alla solitudine, proprio perché c'è. Ma poi nella vita questo si può fare, ma c'è questa ripresa, che ha questa sigla, Vavà, Valentina si chiama Proschi, Vavà è il soprannome, mia Mafà, mia donna, mia sposa, mia gioia, mia allegrezza. Questa. Però non ci si può dimenticare, ragazzi, due mondi, uno capovolto e uno salito. Possiamo adesso farle passare agli altri e arriviamo poi alla quarta, che il tempo sta passando, vedete meglio qui, vedete che non è proprio Gerusalemme tipica, ma è sempre, quindi più autobiografico, questo è il quadro più autobiografico.
tanti altri particolari, non possiamo entrare in tutto singolo. Vedete lui, lui che dipinge, adesso si torna indietro un attimo, non so se si riesce, c'è una tavolozza, cioè il quadro che ha molti altri particolari. Ecco, passiamo allora alla quarta, che come testo di riferimento, vedete che i testi sono anche tratti da capitoli avanti indietro, il testo di riferimento è Trascinami dietro a te, corriamo, che è dal capitolo 1, verso 4, quindi dall'inizio. Questo riprende, lui ha lavorato molto su Chagall anche su delle scenografie, questa è una ripresa anche delle scenografie, che aveva fatto per un balletto, insomma, adesso qui possiamo prescindere, ma la composizione mette al centro Davide e Bessabea abbracciati in groppa di questo cavallo alato che sorvola sopra Gerusalemme, sempre città di là. Il colore del viso non è blu ma è verde. Qui è stato evocato un detto yiddish, non so se ha ragione o torto, che dice che si diceva essere verdi di emozione. Non si dice, quando uno è emozionato si diceva di essere verdi, ma quel mondo lì dicevano appunto cose dette un po' diverse dalle nostre simbologie. Per esempio si diceva sei bello come il mondo, è buono come il mondo, saggio quanto il mondo. Noi di solito lo diciamo nella tradizione, anche per eretaggio, il mondo è una figura più negativa, pensate al quarto Vangelo. Allora, questo lo dicevo non perché c'entri molto adesso, l'avrei voluto dire in principio, ma lo dico adesso per dire il verde, non il verde è rabbia, invece no, lì non è rabbia, comunque non sempre le simbologie nelle varie culture sono le stesse. Ecco, questo è il verde di emozione. Cosa significa questo cavallo? Certamente ha una forte connotazione anche erotica, su questo dubbi non ce ne possono essere, ma è anche appunto l'indicazione che l'amore umano proprio perché tale può elevarsi fino al divino attraverso la potenza di un desiderio che è anche carnale. È la coppia che sale sul dorso del cavallo, sale. C'è anche Pegaso con la mente, sì, con la polizia. Ci possono essere stratificazioni, insomma, di molti significati. C'è questa idea di scia, di strascico dell'abito della sposa come una specie di cometa, da dinamismo alla composizione. Però c'è anche, non soltanto loro due, c'è anche una scena grande, oltre la solita Gerusalemme, qui tornata chiaramente a Gerusalemme con la torre, c'è questa scena qui, questa è intermedia, perché tu mi accorgi che è meglio tornare un attimo indietro e poi torniamo su questa, se si può. Perché c'è quella figura bianca sulla estrema sinistra vostra, con dietro una scena di popolo, con ogni probabilità, sembra che abbia in mano i tamburelli. E questo può ricordare, potrei anche leggerlo, l'Esodo 15:21, Miriam in ebraico, Maria, la sorella di Mosè, che dopo il passaggio del Mar Rosso con gli altri fa questa danza con brillanti tamburelli in mano, e dice, allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, e naturalmente sorella anche di Mosè, prese in mano un tamburello, dietro a lei uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il ritornello
cantate al Signore perché ammirabilmente trionfate. E questa figura bianca sembra che abbia in mano questa scena. Quindi c'è sempre anche il popolo, non c'è solo loro, non è una coppia isolata, privata, non c'è il ritiro nel privato e non c'è neppure la salita delle esperienze solitarie, cioè di coppia ma isolata, è inserita nella storia Gerusalemme, l'esodo, la storia del popolo di Israele, che ha sempre una dimensione in qualche modo sempre collettiva, in cui anche l'individuo o la coppia sono in espressione di una realtà che si collega, non è che è il popolo, ma si collega al popolo. E questo appunto trascinami dietro a te, corriamo, questa idea non è una casa, ma è il quadro più dinamico tra tutti, perché questo trascinamento, questa salita. Salita verso che cosa? E adesso noi concludiamo perché abbiamo il quinto e ultimo quadro di questa serie. Ne fate migliaia. Eccolo qua. Vedi quanto non scompare nel tutto il cuore carnale, ma è fortemente ridimensionato nella sua dominio. È un dominio che ha altro. Non solo il bianco, ma il blu compare. Il verde e il giallo compaiono. Secondo un'interpretazione che poi è autorevole, perché è un libro che è stato visto anche da Chagall, scritto in parte da Chagall, è un certo Maier, che non è Franz Maier, questo Franz Maier è stato un grande scrittore, questo è un altro Maier, però insieme a Chagall negli anni 90 ha scritto questo libro. Secondo questa interpretazione, un libro che non è tradotto in italiano, si dice così, cercavo di ritrovarlo la citazione esatta, ma in questo momento ho un giramento di foglie che lo cito a memoria. Si dice così, se la ricordo, e cioè che c'è un'idea di ascesa dei vari quadri a seconda di appunto questa successione, e questo è il punto di arrivo, è il punto d'arrivo in cui l'umano e il divino si incontrano e si fondano in un certo senso. Ecco qua, il libro si chiama Die Schöne ist deine Liebe, quanto è bello il tuo amore, e si dice così che nel suo ciclo di cinque pitture si individua una forte intensificazione, un crescendo di intensità di quadro in quadro, nel modo in cui l'artista riesce a penetrare sempre più a fondo il mistero dell'amore che si fonda in Dio. E Meyer vede qui, nell'ultimo quadro, la testimonianza che l'amore evade dalle leggi del tempo e lo trascende. È eterno, perché questo lo cita un altro signore, ma ci rifà quel libro lì, insomma, una citazione. Sì, è un'ascesa mistico-erotica, sì, ma anche la presenza appunto del passato come leva, come motivo di ascendenza, se noi vediamo il quadro su loro insieme. Allora, in questo ultimo quadro, voi trovate questa figura blu con equino, forse asino, non so, ma certo con la corona in testa, quindi un animale messianico, e trovate la testa di uccello a Davide, cioè si trasforma in angelo, e trovate il sole, che in uno dei quadri precedenti non vi ho fatto vedere, è molto scuro, basso sull'orizzonte, è scuro, nero, qui invece è radioso, alto, luminoso e con dei raggi che richiamano, non sono esattamente così, ma richiamano, è la stella di Davide. Ma la composizione ha anche due colline,
queste due colline, a destra la città natale, sempre Wittbesk, sempre riconoscibile la presenza della cattedrale, e a sinistra Gerusalemme. Per evitare la confusione, lì c'è anche, forse come vedete, un trono, come si potrà vedere in una particolare. Vabbè, insomma, se non riesco a vedere, insomma, c'è un certo tirame, ma c'è anche questa idea con scritto sopra. L'abbiamo visto prima, ma un trono diredabile circolato dai leoni attributi di Giuda, cioè figura messianica, con scritto su Yerushalayim in ebraico, non so se riusciamo a vedere, io non ho messo qui, sono un po', insomma, un particolare c'è, adesso non so se riusciamo a rivederlo, ma non ha grande importanza, insomma. Le figure danzanti sotto il sole, eclatanti, i colori evidenti, più chiari. E poi appunto c'è questa silhouette blu-viola sormontata da una testa di uccello, perché il suo canto evoca quella degli angeli. Che avanza nel cielo verso una sposa circondata di fiori, frutta, profili e idea di fecondità. Naturalmente la figura eccede in dimensione proprio per dire qui. E sotto sono questi due volti solo trasfigurati, mentre prima c'era la coppia della sua carnalità estesa, adesso sono solo due teste trasfigurate nel corpo, quindi probabilmente c'è questa idea, almeno così dicono i critici, e probabilmente possiamo trovare le corrispondenze lì, di un amore che si eternizza non perdendo la sua caratteristica umana, ma proprio perché è umano. Il divino nascosto nella realtà diventa la meta in cui si manifesta con più evidenza, senza far sì che l'umanità perda la propria caratteristica di essere tale, e cioè di avere esperienze fondamentali, una delle quali è l'amore tra una donna e un uomo, o tra un uomo e una donna. Grazie, ho imparato qualcosa. Proviamo a raccogliere qualche suggestione o qualche domanda, chiarimenti, approfondimenti. Salvo, ci sei, dietro. Piero, mi capito, alzi il braccio. Sì, buonasera. Mi incuriosiva proprio l'ultima immagine che avevamo visto, dove c'è quella figura con la testa di uccello. E poi c'è la donna che immagino sia là. Noto che sono separate, mentre di solito sono sempre insieme, sono attaccate. Ha un suo significato questo distacco, questa separazione, anche se poi le teste magari sono vicine da un'altra parte, ma la corporeità sembra che si sia separata. Appunto, per questo è stata avanzata l'ipotesi per il quale facevo riferimento. Maier, ma ho fatto un colloquio con Chagall stesso, quindi con una certa autorevolezza, molto più di tanto non possiamo dire, si è fatta l'ipotesi di questa dimensione
di esito ascetico, nel senso di trascendimento, che questo quadro rappresenti il raggiungimento di una dimensione eterizzante. Se è eterizzante, non può essere rappresentata se non simbolicamente attraverso una qualche forma di meno presenza della corporeità, non voglio dire assenza, ma meno presenza dominante della corporeità. Questa è un'ipotesi che io ritengo, per quel poco che so, sono riuscito a capire, plausibile, che sia per quelle simbologie che abbiamo detto, la diversità di colore, la eminenza di questa figura, di uccello che porta verso l'alto, insomma, qualcosa che non, l'abbandono del mondo in giù, ecco, questo è tutto un mondo in su, questo il portale, certamente non si può evocare l'amore angelicato, ma qualcosa che ha avuto in altri luoghi, in altre culture, la nostra, per esempio, tradizione poetica medievale, delle forme che fanno capire perché l'amore sostanzialmente di origine platonica, poi tutto di origine platonica, possa portare in alto. Io credo che sia così, cioè che qualcosa che porta in alto, e per portare in alto bisogna far perdere un, questo lo ripeto, l'ho appena detto, quindi non faccio altro che ripetere, perdere un po' di corporeità e di carnalità, ma non di umanità, direi. C'era una mano alzata lì sotto. Dico bene? Prego. Poi lì fuori avete il libro di Lia e imparate molto di più di quello che posso sapere io. Se qualcuno interessa, c'è un libro di Anwar, Lia come cognome. Sì, ero io su quella immagine femminile bianca che è più alta, sì, dell'immagine, cioè sì, è più verso, sì, l'alto, sì, quindi sembra, sì, che sia lei che porta, sì, verso l'alto. È possibile. È possibile, certo, la dimensione irrealistica dei corpi è simbolica, questo è chiaro, e questa figura più riconoscibile del lato che è sì angelico, ma è angelico con una testa appunto che è diventata non umana, ecco, questo passaggio. Lo dicevo prima nella relazione, questo è vero, tutti i critici lo fanno notare, che nella iconografia ebraica, nell'epoca precedente, quando l'ebraismo era ancora prima dell'età dell'emancipazione, quindi aveva delle forti limitazioni interne e esterne, gli ebrei erano sempre rappresentati nelle iconografie, perché ci sono, l'avevo accennato in principio, adesso mi insisto un attimo, ma brevemente, non preoccupatevi. Ci sono per esempio dei libri ebraici sempre e obbligatoriamente illustrati. Uno di questi è la Haggadah di Pesach, cioè il testo che si legge nel corso della cena pasquale è obbligatoriamente illustrato. Per ragioni pedagogiche, lo Segallo non ricorda la sua biografia, quanto di queste immagini che erano rimaste impresse, per ragioni pedagogiche anche. In epoca, relativamente parlando antica, in quelle, dal 700 prima del 700 in prima, non abbiamo testi antichissimi, ma insomma, siamo 700 nel senso di XVIII secolo, gli ebrei erano presentati anche lì con teste di uccello, perché non potevano rappresentare il volto umano, la simbologia era quella appunto di uccello, perché l'uccello è l'idea di volare, che Chagall ha molto ripreso, ma certamente l'idea della figura che è più vicina a Dio, simbolicamente.
Allora è vero che quella figura, tornando al quarto, quinto quadro, è vero che quella figura così diretta con la testa d'uccello vuol dire molto per la testa d'uccello, però anche è anche vero che è una forma di modificazione radicale dell'umano nella sua rappresentazione, non solo di deformazione e di cambiamento, invece l'altra figura è più è l'amore umano che porta su, insomma, quella serie, forse, senza dover trasumanare, senza dover trasumanare. Impressione che non so, ha senso in Dante, ma non so se abbia senso qua. Ma... Buonasera. Buonasera. La ringrazio per la sua eloquente modo di dimostrare le capacità di Chagall, ma anche cercare di comprendere la narrativa che c'è dentro i suoi quadri. Però per un pittore è fondamentale, oltre alla narrazione, il colore che viene trasmesso. E ho notato che in questi 4-5 quadri che abbiamo visto prevale e domina il rosso. Sì. È un malato di passionalità, Chagall. Difatti, lei la ringrazio per aver chiarito questa cosa. E di fatto lui, quando gli è morta la moglie, lui non ha più dipinto. Ha ripreso a dipingere quando è rinato l'amore. E non si possono dire queste cose senza amore. Sì, certo, si possono narrare, ma non con questa personalità, con questa forza e con questa fede. Fede che finalmente appare in una forma che ci straborda dalla normalità, dal quotidiano. E chi ha visto il divino tra queste immagini, tra queste simbologie? Si potrebbe discutere a lungo, ma anche dai piccoli particolari, quella mano che entra da sotto il quadro, appena appena accennata, che porta avanti un libro. E chi è Dio? Quel Dio che dopo creata la donna si riposa, in realtà è un termine sbagliato, si ritira. Ecco il Dio presente e assente, si ritira. Cioè lascia l'uomo che sia se stesso, che finalmente diventi se stesso e che ha immagine e somiglianza di Dio. E allora chiunque può essere Dio, persino l'asino, persino il bue. Abbiamo dimenticato che cosa sono le simbologie e sappiamo che le orecchie dell'asino sono un'immagine, ascoltatelo, questo è il mio figlio prediletto, è l'immagine del Cristo. Noi abbiamo dimenticato che le corna sono il simbolo di Dio. Quante cose ci sarebbero da dire, ma la ringrazio molto. Grazie. No, grazie a lei naturalmente. Io, oltre a ribadire che non sono storico dell'arte né esperto di simbologie, di colori e così via, sono stato un po' trascinato su queste cose occasionalmente, e sapevo che i quadri, vedete quanto fitti, per dire questa espressione banale, sono tante cose. Per esempio io non l'ho mai nominato, ma torno tante volte, più di una volta anche in qui, tante volte in Chagall, ma anche tante più di una volta anche qui, l'angelo con lo shofar, cioè questo corno, che è il corno che si suona nella liturgia, soprattutto a Capodanno, Rosh Hashanah, e per segnare la fine di Kippur, e quindi ha un suono penitenziale in quel caso lì. Nel penitenziale si rende fino a un certo punto l'idea, ma adesso vi spiego perché è penitenziale, cosa significa. Significa ricordare l'ariete che è stato offerto al posto di Isacco, e quindi chiamare a protezione Abramo e il suo merito per noi, per la nostra comunità, che Dio ci assolva, questo grosso modo. Ma è anche lo so fare, la forma
anticamente, anche le iconografie delle sinagoghe, i pavimenti, dei mosaici, i galilaici, il messianico, perché annuncerà l'arrivo del Messia. Quindi lo shofar che si trova con l'angelo è anche quest'idea, insomma, che c'è una tensione verso una trasformazione messianica della realtà, qualunque cosa voglia dire. Intende, non è che sia una dottrina messianica, ma c'è una tensione della realtà verso diventare qualcos'altro. Questo traspare. E l'amore è forse la forza più riconoscibile di questa tensione verso l'altro. Anche questo è un po' platonico, ma non solo platonico. Forse è semplicemente vero. Sì, appunto, no, nel senso che si volge dell'eros è platonico, nel senso che ha dato una grammatica che ha avuto, proprio perché corrispondeva a realtà vissute, molta capacità di essere ripresa. Se non c'è nulla altro. Certo, appunto, è un pittore particolare, ci è stato dato un tema particolare alla serata, è premessa, appunto, non so quanto si conoscesse o meno questo pittore. Sentite amici, io innanzitutto ringrazio molto Stefano perché mi ha fatto imparare delle cose, questo è sempre bello. Insomma, però se uno non impara dice non ne so niente. Era facile. Magari non è vero, magari non è vero. Ma forse può essere non è vero queste cose ultime. Ma è tutto così. No, ringrazio per le cose che ci ha detto, ma perché penso che nel percorso che abbiamo fatto in questi cinque lunedì sia stato molto suggestivo chiuderlo con quest'ordine di riflessione. Che per un verso hanno portato, hanno fatto risuonare osservazioni e pensieri già dei precedenti incontri, per l'altro verso li hanno lasciati così, quasi in quel sospeso che mi pare giusto e bello. Ringrazio lui, ringrazio tutti voi che siete venuti oggi e anche il discorso, e vi do appuntamento, se Dio vorrà, all'anno prossimo. Grazie. Ciao.